Gentilissime amiche e gentilissimi amici, il più cordiale ben connessi giunge da Roberto De Angelis, naturalmente la più cordiale buona serata, la magica buonanotte, buongiorno, buon pranzo, buon pomeriggio, per quando voi riascolterete questo file registrato dedicato al nostro amore, alla Roma. Stavolta di scena è un opinionista, ma prima che un opinionista è un amico, che io apprezzo molto perché non sale sul carro di nessun vincitore, non si mette in trincea con altri, ma parla sempre in modo schietto, sincero e genuino. E questo sia condividendo i suoi pensieri, sia a volte non condividendoli, chiedo scusa, parzialmente o completamente, perché fa parte del contraddittorio umano ed è bello poter parlare in modo vario di calcio, di pallone, che secondo noi rimane lo sport più bello della terra, con esclusione di tutte le deviazioni che gli impone il nostro sistema calcio, e soprattutto si parla di una passione del nostro amore che è la Roma che chiaramente, ahimè, in UEFA purtroppo è uscita, ma ancora qualcosa da centrare ce l'ha, il secondo posto e la Coppa Italia. E allora in questo momento noi ci colleghiamo con Antonio Del Bartolo, il protagonista, il mattatore di Orazzi e Curiazzi, che ogni giovedì sera dalle 21 va in onda su Gold TV, canali 17 517 del digitale terrestre della televisione di Roma e Lazio. Naturalmente ricordate i canali 17 517 Gold TV e Gold TV HD di Orazzi e Curiazzi, di Antonio De Bartolo, che ha creduto in questa trasmissione ormai da tanti anni. Sentiamo quali sono i suoi pensieri in merito alle ultime notizie sulla Roma. Questa è RDA Radio 1, Roberto De Angelis vi augura il suo più cordiale buon ascolto e andiamo a sentire i pensieri di Antonio De Bartolo. Buonasera, intanto vi voglio dire la mia su questa diatriba che ormai da giorni sta scassando le scatole, per non dire peggio, a tutta la gente romanista, ma anche a chi non lo è, insomma, quelli sportivi che sentono queste frescacce, queste cose che non hanno assolutamente senso. Io credo e spero anche che il prossimo anno ci sia ancora Spalletti sulla panchina della Roma, perché poi può essere antipatico, può essere tutto quello che vi pare a voi, ma certo è che pur non essendo insostituibile, ci mancherebbe altro, è semplicemente bravo. Credo che questo nessuno possa assolutamente negarlo. È uno che sa cosa vuol dire il calcio, te lo può raccontare, te lo può insegnare il calcio, il resto diventa assolutamente noia. Certo, poi se penso ai nomi che fanno, poi aspetto, prima passo indietro, poi mi si dice ma sbaglia, ha sbagliato, beh trovatemi qualcuno che non abbia mai sbagliato nella sua vita o anche durante il suo fare da allenatore. Certo, poi stavo dicendo prima che se penso ai nomi che fanno, oltre a venirmi i brividi, subito mi viene da pensare che bisogna inchiodare Spalletti lì a Trigoria, non farlo neanche più uscire, non farlo parlare con nessuno, che non ce lo portino via se il problema è unicamente quello della simpatia o antipatia o di come parla con chi in qualche maniera lo sfroguglia, e lui cade nella trappola di finte amicizie, nella trappola di finte comprensioni, che perché poi sono quei giochetti che si fanno per poter poi strappare una parola, un'anteprima, per poter in qualche maniera avere un discorso differente. Fossi in Luciano Spalletti non mi fiderei di nessuno, neanche di lui quando si guarda allo specchio, dovrebbe in qualche maniera prenderne le distanze, perché c'è sempre qualcuno lì pronto a fregartene, a far finta di non capire quello che dici, quello che racconti. Poi, vi ripeto, i nomi che fanno hanno dell'allucinante, perché se sento parlare di Gasperini o di Francesco, insomma, dici ma come si fa? Uno passa dalla corte fatta per cercare di portare conti alla Roma,
vai a Spalletti che ha un'esperienza internazionale che non finisce più e ti presenti con adesso prendo Spalletti, prendo che ne so, Tipe Parabui, prendo Gasperini, Di Francesco, insomma, dai, non, mi sembra proprio che ci sia la voglia di far ridere la gente, perché saranno anche bravi, ma insomma voi ditemi che appeal che possono avere questi due personaggi, che poi magari in un prossimo futuro ci arriveranno anche, per l'amor di Dio, ma oggi come oggi la Roma è una squadra a respiro internazionale, sono svariati anni, sarà 15 anni che sta fissa in Europa, ma di che cosa parlate? Ma siete proprio dei buffoni, specialmente voi che volete far passare la Roma per una provinciale, invece, magari, stadio permettendo, sarà una di quelle straordinarie squadre che in Europa conteranno tantissimo. Buonasera a voi, ce l'avevo qui, se non ve la dicevo, mi sentivo male. A più tardi o a domani. Ciao, gente. Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web.